È un vero e proprio viaggio che facciamo all'interno della categoria dei soccorritori, quello con Francesco Mancuso, direttore del National Rescue Council, che abbiamo ancora in collegamento telefonico. Francesco, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Alla base del nostro viaggio, certamente la maggiore qualificazione della categoria del soccorritore attraverso tanti strumenti di cui stiamo parlando in questi giorni. Oggi vogliamo specificare meglio, esiste la categoria del soccorritore, ma ci possono essere tante specializzazioni. Sì, noi abbiamo scelto di dare al corso professionalizzante di soccorritore anche delle qualifiche, che è giusto che ci siano, che è giusto che sia così. Come hai già detto tu, appunto, il soccorritore è autista, quindi ci sono dei soccorritori che appunto sono autisti, che sono quelli che ci conducono sul posto appunto del servizio. E siccome devono comunque fare un percorso, siccome è previsto un percorso formativo per chi poi dovrà guidare l'ambulanza, condurre l'ambulanza sul posto del servizio in situazioni di emergenza, in situazioni di traffico, in situazioni di pavimentazione bagnata, devono fare un corso specifico, quindi una formazione specifica. Ecco perché la specializzazione per quanto riguarda il soccorritore autista, che verrà fatta in collaborazione con l'attuale associazione appunto dei soccorritori autisti, che è appunto il COES Italia. Per quanto riguarda il soccorritore negoziatore, una figura nuova che in Italia non esiste, ma che è molto molto utile ed è presente in tutte le altre situazioni, cioè quello di formare, di dare delle informazioni, di dare un metodo, di dare una qualifica a un determinato soccorritore che è deputato poi all'approccio, quindi a negoziare con delle persone difficili. Questo può essere l'approccio verso un soggetto in una situazione di crisi psichiatrica, può essere l'approccio a un soggetto in situazione semplicemente di agitazione dovuta anche a un litigio in casa, può essere un approccio anche a come un approccio ad un soggetto, sia esso sesso femminile che maschile, che ha subito degli abusi, che ha subito delle violenze. Quindi ecco la figura di un qualcuno, di un soccorritore che possa apportarci senza tanti termini tecnici, senza tanti paroloni scientifici come un infermiere o un medico potrebbe fare, ma invece di un qualcosa che è molto più, dico io, terra terra e che si possa approcciare meglio all'utenza, quindi ai nostri pazienti. Poi abbiamo il soccorritore del gruppo operativo soccorso tattico in ambiente civile, cosiddetto GOST, che verrà fatto in collaborazione con i docenti della società scientifica, dell'associazione scientifica ASAC di Modena. È una figura che ha già preso piede nella provincia di Modena con la collaborazione della prefettura, perché sono soggetti, sono appunto operatori sanitari, soccorritori, medici e infermiere che possono intervenire in quelle zone laddove è impossibile entrare, vedi le cosiddette zone rosse, mi viene in mente il caso del G8 a Genova, piuttosto che di altre grosse manifestazioni, o anche solo semplicemente di attacchi, vediamo gli attacchi che sono successi alla discoteca a Parigi, eccetera. Queste persone sono quelle che addestrate possono entrare quando l'ambiente, diciamo, in parte è già messo in sicurezza, ma che comunque richiede una maggiore attenzione, possono entrare nella cosiddetta zona rossa, poter stabilizzare o comunque prestare le prime cure essenziali a chi è ferito e poi trasportarlo nella zona gialla o nella zona verde, a seconda poi dove verrà valutato. Poi c'è infine il soccorritore ricercatore. Una cosa fondamentale che esiste in tutti i paesi del mondo, anche qui mi dispiace, tramite escluso in Italia, dove
e facciamo ricerca, dove il soccorritore fa ricerca, dove il soccorritore possa anche andare a essere un osservatore su un servizio per vedere come i soccorritori stessi delle altre regioni lavorano, per vedere quali sono le differenze e cosa migliorare, quindi fare degli studi. Ma anche la stessa cosa, il ricercatore prova, testa quali sono gli strumenti, le attrezzature, i dispositivi che il soccorritore poi dovrà provare. Quindi ecco, fare la ricerca da questo punto di vista. Nulla togliere a quella che è la ricerca quindi letterale, quindi le linee guida, confrontarsi con gli altri soccorritori, con i soccorritori appunto degli altri paesi, quindi fare proprio quella che è la ricerca fondamentale. Abbiamo visto soprattutto in questo periodo come la ricerca è un cardine fondamentale nella nostra sanità, ma anche nella nostra vita quotidiana. Francesco, concludiamo dicendo che c'è una parola che raccoglie tutte queste qualifiche ed è la parola competenza. Dare maggiore competenza alla figura professionale del soccorritore. Questa è la sintesi di tutto quanto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo non farà altro che dare, come giustamente tu hai affermato, non fa altro che dare competenza ai nostri soccorritori. Ne parleremo ancora. Grazie Francesco. Grazie a te, buona giornata.